Ragazzi, la macchina Montemai adesso comincia a essere rodata. Qual è la migliore vostra definizione di questo progetto allo stato attuale? Ben avviato, come dici tu, siamo avviati, abbiamo fatto un periodo di composizione lunghissimo, di produzione, di preparazione dei live. Di preparazione di tutto quello che è il concetto grafico, di immagine e siamo pronti per partire un po' in tour, per lanciare fuori il disco, per farne un altro, ancora un altro, ancora un altro. Insomma, ci piacerebbe partire un po' in loop adesso, ovviamente con materiale diverso, sempre nuovo. Voi siete nati nel 2020, avete pubblicato dei singoli, altrettanti videoclip, avete suonato in tutta la Svizzera, adesso c'è un album. Che viaggio è stato finora? Beh, la prima parte è stato un percorso di cercare qual è l'identità sia musicale che anche visiva della band. Quindi abbiamo fatto veramente una ricerca abbastanza elaborata per riuscire a capire che cosa volevamo esporre al pubblico e anche tra di noi. Adesso ci ritroviamo molto più convinti di quello che siamo e di quello che vogliamo essere, sia a livello di immagine sia a livello musicale. E questo album sicuramente è un primo passo verso quello che siamo. E già abbiamo iniziato a lavorare sul secondo album che, secondo il mio punto di vista, ditemi se non siete d'accordo, sarà decisivo per quello che è il nostro genere, la nostra identità, sarà molto più incisivo. La vostra session si apre con la fantastica The Other Side of Midnight, con reminiscenze velvet undergroundiane e psichedeliche, poi c'è It's All Good, una ballata, che si contrappongono un po' a questa idea dance groove che abbiamo avuto finora di Montemai. Sono le due anime, quindi da una parte quello organico e dall'altra quello più sintetico elettronico. La venuta di Anais ha portato un po' un nuovo vento, che era quello forse un po' più disco, quindi un po' più danzereccio, mentre invece all'inizio restava sempre in un ambito molto elettronico, però forse un po' più indie. E questa cosa in fondo ci ha dato un po' lo spunto per trovare un po' una sorta di concept album, che è quello che è diventato in fondo I See Double, questo è il titolo dell'album che uscirà. Proprio un po' queste due identità, all'inizio si voleva un po' splittarle, poi abbiamo deciso no, ma perché non ci riflettiamo un po'? E in fondo la tematica del doppio intesa come quella dottrina che si serve di due soggetti per poi permetterti in qualche modo di sviluppare una nuova realtà, è quello che ci è sembrato così interessante. E da lì poi è partito anche un po' tutto il discorso con la grafica, quindi Double, SE Double, vediamo un po' come lavorare, coinvolgendo Andy Ghisin e Sidi Vanetti che ci stanno curando un po' tutta la grafica e in fondo anche la parte visiva dell'uscita. Abbiamo pensato di integrare questa cosa e di portarlo un po' ancora a un altro livello. Abbiamo adesso creato anche un po' una nuova immagine con un fotografo zurighese, Peter Hauser. E nulla, appunto, in fondo questa cosa qua che sembrava distruttiva all'inizio, quindi dovesse splittare l'identità in due, è stata proprio un po' uno spunto per creare, per darci un po' lo spunto per integrare questo concept nel lavoro, insomma. Tu mi parli di immagine, di estetica, anche sul fronte dei videoclip avete una grande dinamica. Come mai avete scelto per ogni video un regista diverso? Non è così usuale. Ma in realtà è perché, essendo appunto noi alla ricerca della nostra identità estetica e visiva in generale, eravamo attorno da tutti questi amici creativi, che ognuno di loro aveva qualcosa di artisticamente molto bello che noi volevamo in un certo senso catturare e integrare nella nostra immagine. E quindi ci siamo ritrovati appunto molto spesso a discutere con persone diverse, con un lato creativo diverso che in un modo o nell'altro si allineava con noi. E in fondo anche questo primo album è, se passi da un pezzo all'altro, c'è una storia diversa in ogni pezzo, c'è un'anima e una personalità
parte visiva, estetica e musicale veramente diversa. Se passi da Peaches and Limes a What You Wanna Know è già completamente diverso, e i nostri video rappresentano anche quello. Voi potevate scegliere da un campionario infinito di canzoni del passato per fare una cover, e chiudete questa sessione con I Feel Love della premiata ditta Summer Moroder, un brano che già nel 77 veniva etichettato come pionieristico, moderno, innovativo. Come mai proprio quella? Penso sia uscita a un certo punto mentre stavamo facendo prove. Sì. Stavamo facendo prove e c'era tutta questa tematica. A un certo punto eravamo in giro con i ballerini anche, insomma, c'era tutta questa tematica legata alla sessualità, all'amore libero, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto ho detto, vabbè, facciamo quella, no? Perché è quella più ovvia. E poi insomma, è partito questo riff di chitarra con un octave, insomma con un po' di effetti, che suonava sintetico ma comunque organico, quindi anche lì c'erano le due realtà che si univano. Per me è un pezzo divertente da suonare per tutta quella linea melodica che c'è, quasi di synth, no? Di chitarra che gioca a fare il sintetizzatore. E ci siamo detti, vabbè, teniamo questo pezzo, un pezzo che comunque c'ha il suo tiro, c'ha la sua bellezza, anche tutte le armonie sono strane, non è un pezzo con un'armonia molto standard, quindi anche quello ci rappresenta. Ecco, questi sono un po' i motivi principali. La cover per voi deve essere una libera interpretazione o una fedele riproduzione? Per me è libera interpretazione, nel senso che, no, il pezzo ti ispira, le parole ispirano qualcosa, poi decidi tu come reinterpretarlo. Gli arrangiamenti nelle canzoni che abbiamo sentito sono importanti, sono curati. C'è un futuro, c'è un'idea di una famiglia che si allarga di Montemai per il live, per esempio? No, a breve inizieremo a lavorare con un batterista. Quindi l'idea è quella di introdurlo per i live, per i festival grossi inizialmente, poi dopo l'idea è un po' di introdurlo sempre per i live, quindi sì, ci manca un po' quella cosa, cioè alla fine è interessante lavorare con delle basi così, perché in qualche modo ti dà un po' quella sterilità quasi un po' krautiana, no? Che a suo modo ha un certo fascino, specialmente dal vivo, no? Questa cosa un po' robotica. Però poi ti manca un po' quel tiro, quel laid back che ti porta un batterista quando interpreta un beat, no? E, per cui nulla, la scelta è un po', è stata abbastanza, come dire, organica, no? Cioè serve un fucking batterista ed è quello che faremo nelle prossime settimane, mesi. Fabio Pinto, Fabio Besomi, Anaïs Schmidt, grazie mille a Montemai e in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.